Salve a tutti e benvenuti a OPTO-STYLE Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo del metodo delle deduzioni forzate, che è un metodo che ci serve per valutare la disparità di fissazione. Questo metodo si basa sulla relazione fra foria e disparità di fissazione e quindi se noi andiamo a variare la foria attraverso dei prismi che possono essere base esterna, interna oppure verticali, andiamo a variare anche la disparità di fissazione. Quindi prendendo questi due dati possiamo creare un grafico che ci dà una determinata curva di disparità di fissazione che nel più dei casi può avere un andamento sigmoidale oppure iperbolico. Nel grafico, il quale praticamente è costituito da un asse delle X che presenta i valori di prisma che abbiamo utilizzato, il semiasse destro valori base out, il semiasse sinistro valori base in, e poi presenta un asse Y il quale ci dà informazioni quantitative sulla disparità di fissazione, quindi se ha valori ESO il semiasse superiore, se ha valori EXO il semiasse inferiore. Nel grafico sono tre gli elementi importanti. Il primo è l'intersezione della curva con l'asse Y, quello delle ordinate, il quale praticamente va a rappresentare, questa intersezione va a rappresentare praticamente la disparità di fissazione abituale, quella che diciamo non è influenzata da alcun tipo di prisma, perché in quel punto il prisma anteposto è pari a 0. Poi il secondo elemento importante è l'intersezione della curva con l'asse X, quello delle ascisse, che va a rappresentare questa intersezione l'entità della foria associata in diciamo diottrie prismatiche. Il terzo elemento importante è ovviamente l'andamento della curva, e precisamente in rapporto delta Y su delta X, e praticamente ci dà informazioni su come agiscono i sistemi di controllo delle vergenze, quello tonico e quello fasico. Questi sono due sistemi, quello fasico che ha un'azione molto rapida ma meno stabile e quello tonico che ha un'azione un po' più lenta ma molto più stabile. Se non avviene un completo adattamento tonico, la disparità di fissazione sembra che intervenga per migliorare come ulteriore stimolo per la fissazione del target. A seconda del comportamento del sistema tonico e di quello fasico, abbiamo quattro diciamo, comportamenti generali che possono essere riassunti da quattro tipologie di curve diverse di disparità di fissazione. La prima tipologia è una curva sigmoide con un andamento abbastanza simile fra il tratto base interna e quello base esterna. Fondamentalmente in questo caso il sistema tonico è completamente adattato, sia in caso base out che base in. Il secondo tipo di curva è praticamente una curva iperbolica, molto simile ad un esponenziale insomma decrescente, con il tratto base in che è molto diciamo ripido, decresce molto rapidamente all'aumentare del o al diminuire, meglio dire, del prisma base in, per poi arrivare ad una situazione di stabilità quasi di plateau per quanto riguarda la fase base out. Questo vuol dire che durante la fase base in abbiamo un adattamento quasi assente, c'è soprattutto la fase in cui è attivo il sistema fasico che cerca di mantenere la fissazione come meglio può, e poi abbiamo nel tratto base out un adattamento completo per quanto riguarda il sistema tonico, che riesce a garantire una certa stabilità. Per quanto riguarda la tipologia 3 invece abbiamo una situazione opposta, la stabilità ce l'abbiamo nel tratto base in, mentre la fase di instabilità ce l'abbiamo nel tratto base out, infatti la curva è quasi speculare a quella della tipologia 2.
Invece nella tipologia 4 abbiamo una curva leggermente anomala e diciamo questi valori si riscontrano davvero in pochissime, pochissime, pochissime persone dei prismi diciamo di quantità media, medio-alta rendono tropici subito gli esaminati. Quindi diciamo si hanno valori un po' anomali che danno questo tipo di curva. Fondamentalmente, quindi, da queste curve ricaviamo il comportamento del sistema tonico, del sistema fasico e quindi come il sistema delle vergenze va a, diciamo, a rispondere ad un determinato stimolo. Quindi, da questo tipo di test, cioè quello del metodo delle deduzioni forzate, non ricaviamo soltanto un risultato quantitativo, ma molto qualitativo. Quindi ricaviamo tante informazioni. Dunque, questo è il video sul metodo delle deduzioni forzate che ci consente di ricavare e di valutare la disparità di fissazione. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi a questo canale. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video, bella Opto Style!